Roberto Damaschi, prima sconfitta stagionale del Foligno, nei minuti di recupero è arrivata questa rete del San Donato Tavarnelle, che partita è stata? Ironia della sorte, la seconda perché abbiamo perso anche a Lecce in Coppa, però è una sconfitta cocente perché vanno fatti i complimenti agli avversari sicuramente perché si sono difesi con ordine, cercando la densità e non rinunciando però alle partenze a giocare palla a terra con un buon fraseggio. Credo che la partita era ormai sul pari, anche abbastanza giusto. Hanno trovato il coniglio al cilindro che li ha premiati, forse punendo a noi oltre i demeriti, benché però ho detto abbiamo fatto una partita non all'altezza delle nostre possibilità. Se è vero che non bisogna guardare i risultati delle altre, però insomma per un passo falso del Foligno ce n'è stato qualche altro mezzo di passo falso. Ma se vogliamo avere ambizione è da approfittare dei passi falsi agli altri e non cullarsi sul mal comune mezzo gaudio. Devo dire, non mi sono piaciute tante cose oggi e qualche passo falso nell'arco della stagione ci sta, però abbiamo sbagliato, ripeto, in diversi uomini sottotono al di là del resto. Forse a un certo punto eravamo un po' anche in debito fisico perché soprattutto il centrocampo, dove di solito noi diamo un po' il nostro meglio, oggi siamo andati in difficoltà sia a livello tecnico e soprattutto a livello fisico. Domenica c'è il Sansepolcro, prima però un'altra tappa importante perché mercoledì arriva il blasone, la Maceratese, subito la possibilità di mettersi in campo. Ma quando perdi vorresti rigiocare un minuto dopo, quindi diciamo che è anche positivo. Detto però che il campionato ha priorità certamente sulla Coppa, avrei preferito preparare la partita di domenica con il Sansepolcro con una settimana di lavoro tradizionale. Resta il fatto che Maceratese o Maceratese, domenica mi aspetto realmente di vedere un altro Foligno. Nella sconfitta del San Donato Tavarnelle contro il San Donato Tavarnelle c'è una nota positiva, che chi ha giocato dal primo minuto per la prima volta, vedi Venere Rosso, insomma si è fatto trovare pronto, è stato uno dei più positivi. Ma i nostri giovani ci danno continuità nei loro ruoli, chi gioca vedo che non manca mai, quindi è sicuramente un punto in più. La Serie D è un campionato dove i giovani sono fondamentali, quindi siamo convinti di aver allestito sotto questo profilo un organico con giovani molto validi. Purtroppo oggi il resto della squadra o parecchi degli altri hanno dato il riscontro dovuto. Mister, prima sconfitta stagionale in campionato, che partita è stata? Ci aspettavamo una partita difficile, tosta, contro una squadra che affamata dei punti perché veniva da una sconfitta secondo me meritata la settimana scorsa, e c'è il rammarico per aver preso un gol al tempo scaduto dopo che eravamo andati in più di una circostanza vicini al vantaggio. Abbiamo provato a vincerla e abbiamo perso. A proposito della formazione di partenza, hai sorpreso un po' tutti perché insomma Veneroso dentro dal primo minuto probabilmente è stato anche uno dei più positivi, un cambio insomma di qualche interprete, come mai queste scelte? No, solamente dettate dall'andamento della settimana in base a chi stava meglio, e Veneroso ha dimostrato che poteva giocare dal primo minuto, penso che sia andato bene, solo questo. Come si ricomincia dopo una sconfitta? Ricominciamo domani perché siamo alla sesta giornata di campionato, non penso che qualcuno poteva pensare che si chiudeva il campionato oggi se vincevamo a San Donato Tavarnelle, quindi ancora la strada è lunga, siamo tutte lì e i risultati di oggi dimostrano che sarà un campionato duro dalla prima all'ultima giornata, contro la prima e l'ultima in classifica. A proposito dei risultati di oggi, insomma da qualche altro campo è arrivata una piccola mano al Foligno. Io penso che si sono aiutati per loro, perché qui i punti pesano e peseranno fino alla fine. Chi è dietro adesso non è detto che stia dietro alla fine, chi è avanti adesso non è detto che stia avanti fino alla fine. È un campionato da giocare giornata dopo giornata e per fare i tre punti bisogna fare sempre una partita importante, se no diventa dura. Qual è la cosa che è piaciuta di meno a mister Petrini? È il gol preso all'ultimo minuto. No, adesso a parte scherzi, penso che rispetto alle ultime partite ci è mancata un pochino di continuità nel proporre il gioco, ma diciamo che abbiamo affrontato una squadra messa bene in campo, però noi siamo mancati in qualcosina, qualche centimetro, in qualche tempo di inserimento, abbiamo sbagliato sempre qualcosina, però penso che
penso che possiamo ancora migliorare e questa è una cosa positiva per il futuro. Peccato il gol all'ultimo minuto, pensavo ho tolto Fiordiani, ho messo Urbanelli per vincere la partita e purtroppo abbiamo avuto l'occasione sia per vincerla e purtroppo siamo stati puniti al gol all'ultimo secondo. Michele Biscarini, ci hai provato un paio di volte a salvare la partita, ci sei riuscito, poi però insomma il 47esimo non è potuto fare nulla. Ma guarda, sono molto dispiaciuto in questo momento per come è andata la partita, credo che non abbiamo espresso il miglior calcio nostro alla nostra disposizione, però nonostante questo siamo comunque restati in partita fino all'ultimo e credo che nonostante non abbiamo giocato non benissimo abbiamo comunque sia creato le nostre palle gol e le nostre occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle, questo è il rammarico più grande. Credo che poi abbiamo condotto una partita un po' troppo monopasso, forse per come l'ho vista io, troppo lineare, non siamo riusciti a dare un picco di brillantezza in più che poteva magari mettere in difficoltà loro, anche se a loro la squadra avversaria va fatti grandi complimenti perché dal primo minuto fino alla fine quasi le prime due linee, sia gli attaccanti che i centrocampisti ci chiudevano bene, venivano a prenderci bene alti, quindi non era facile neanche per noi uscire palla al piede come piace a noi e come siamo abituati. Però una volta superata la metà campo c'erano gli spazi, secondo me si poteva far meglio. Però penso che ognuno di noi, credo e spero, abbia dato il massimo, questo è l'importante. Mercoledì c'è un'altra partita, quindi il campionato non finisce oggi, però questo ci deve servire da lezione, non si può vincere sempre 3-4-0, bisogna anche saper lottare e soffrire fino alla fine, perché poi vedi al 47esimo prendi gol invece che torni a casa con lo 0-0, che già ti stava stretto, torni a casa proprio arrabbiato e dispiaciuto. Niente, ecco. Si torna da Colle Valdezza appunto, diciamo, con 0 punti, l'umore nello spogliatoio com'è? Ma credo che dispiace un po' a tutti, nel senso ognuno di noi sta facendo un esame di coscienza, non c'è stato un grande dialogo dentro, forse perché è meglio anche così, a mente calda così subito dopo la partita, stare tranquilli e cercare di pensare un po' dentro di sé quello che si è fatto, credo sia la cosa giusta, ecco. Quindi aspettiamo domani, c'è allenamento, oggi è ora, ritorniamo tutti insieme, quindi è una pagina da voltare, una lezione che ci deve accompagnare da adesso che è l'11 ottobre fino alla fine del campionato, fino all'ultima giornata. Ecco. Grazie. Filippo Petterini, ecco, che è successo in quell'occasione, l'ultimo minuto, che vi ha dato un gol un po' beffardo? Che è successo? È successo che niente, una palla inattiva, eravamo tutti in area, invece l'hanno giocata larga e niente, poi un mezzo rimpallo, poi è stato bravo anche penso l'attaccante loro comunque a trovare sto gol, ecco. Se eravamo un pochino più attenti, magari, visto che comunque si era il 92-3, ora non mi ricordo, però la partita era comunque finita. Vabbè, però dobbiamo guardare avanti, oramai il passato è passato e certo, c'è un pizzico di dispiacere, ci deve essere per forza, ci deve far riflettere, però non deve insomma andare a mettere in dubbio, a creare insomma dentro di noi delle cose che non esistono. Abbiamo perso una partita, cioè si guarda avanti comunque. Si poteva sicuramente fare meglio, che cosa è mancato un pochino oggi al Foligno, un po' di brillantezza? Ma io credo che comunque sia, guardando insomma tutto sia il primo che il secondo tempo, abbiamo creato diverse palle gol, ci è mancato magari il gol appunto, che poi visto magari con il Villa Biagio dopo 20 minuti nelle due occasioni che creati trovi 2-0, poi logicamente la partita si mette in un certo modo, qui non siamo riusciti a sbloccarla. E dai, è stata una partita equilibrata, magari il pareggio forse era il risultato più giusto, però niente, bravi loro, però ripeto, dobbiamo guardare avanti, ora c'è tra 2 giorni una partita di Coppa e domenica prossima un'altra partita in casa che non dobbiamo sbagliare. Perfetto, grazie mille. A voi.